Carissimi e ben ritrovati in questo video. Ora ispezioneremo questo sciame che è stato da recuperare da un paio di giorni. Chi non l'ha visto il video, vi invito a vederlo nel recupero di sciame. Noi abbiamo messo questo candito Vitamin Plus. Chi è interessato, però non vogliamo fare pubblicità, ma chi è interessato possiamo dire il nome e la marca. Ottimo prodotto. Qualitativamente anche OGM, anche dell'ISO 9001 e OGM. Allora, che cosa vogliamo fare? Noi abbiamo l'alveare benessere, che è una famiglia troppo forte, la vogliamo indebolire perché sta tentando di sciamare. Abbiamo anche messo il melario, ma sta tentando di sciamare. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo ampliare questo sciame, che è piccolissimo, e vogliamo spostare un telaio di scorte dall'alveare benessere a qua, e nell'alveare benessere andiamo a mettere un foglio cerio in modo tale da dare spazio alla regina. Se qualcuno, eccola qua, questo è proprio piccolissimo, proprio è piccolo, ecco qui. Stanno costruendo, però la famiglia è piccolissima. Noi già l'abbiamo fatto, abbiamo messo già un telaio di scorte un paio di giorni fa, però vogliamo mettere un altro telaio in modo tale da indebolire anche la famiglia. Ecco qua, c'è anche la regina è piccolissima. Questo qua è uno sciame secondario, e questo qua è una sciamatura secondaria, se non pure terziaria. In effetti abbiamo fatto un recupero da un palazzo di un condominio che avevano sciamato. Ma che facciamo? Buttiamo la regina su questo telaio in modo tale che la regina abbia già lo spazio per covare. Su questo telaio, dopo vi faccio vedere una foto, alla fine del video vi faccio vedere delle foto che ho scattato su questo telaio. In effetti ci sono, questo è un telaio di scorte che la regina dell'alveare benessere non aveva più spazio, addirittura sulle scorte ha pure covato, e c'è pure un abbozzo di cella reale, però è solo un abbozzo. Poi dopo ve li faccio vedere nel finale del video, e così lo possiamo commentare insieme se qualcuno ha qualcosa da dire, mi fa piacere di commentarlo. Lo sciame stanno già costruendo qui pochissimo, pochissimo spazio, però diciamo voglio dare un po' di spinta in più, anche perché queste giornate che sta facendo sta ritornando un'altra volta il freddo, e giustamente queste api non hanno bottinatrici, sta ritornando il freddo, non voglio far morirle, non le voglio far morire dal freddo. E allora faccio una sgrullata. E poi vediamo se la settimana prossima faremo un'altra ispezione. Se casomai vediamo che le api sono ancora, mo stanno su quattro telai. Se le api sono ancora poco deboli, le stringeremo ancora di più l'alveare, loro rimarremo solamente su tre. Con due di scorte, e il tempo che sfarfalleranno e avranno bottinatrici. Ve lo consiglio di acquistarlo, è un ottimo prodotto questo Vitamin Plus, perché riesce a mantenere bene la famiglia. Anche in questo periodo potevo mettere anche sciroppo, però ho preferito mettere del prodotto solido, perché queste api non escono già da 2 o 3 giorni, non li vedo sempre chiuse all'interno. Non voglio, dato che le giornate sono un po' fredde, voglio che stanno bene, non abbiano problemi di nosema. Va bene, che dire, è tutto. Vi tengo aggiornati sull'altro video. Voglio buttare un po' di candito all'interno, in modo tale che invoglio a farle salire, perché vedo che non sono tante api che sono salite al candito, anche se la famiglia è molto molto debole.
Va bene, allora vi lascio al finale del video e commentate sulla fotografia che metterò. Va bene, un abbraccio a tutti.